Buonasera, ancora una volta grazie ad Appler, sono qui per intrattenervi, si potrebbero usare altri termini meno galanti, ma vabbè, per due questioni, in realtà molto veloci, sono due precisazioni che ci tenevo a fornirvi visto i quesiti che sono venuti un po' fuori oggi. Uno ha a che fare con lo sport e uno ha a che fare con l'altro grosso problema che sono le cosiddette aree aperte o non aperte dove poter consumare i prodotti oggetto di somministrazione. La prima è lo sport, perché parlando stamattina con dei colleghi mi dicevano ok, gli sport organizzati va bene, la partitella di calcetto tra amici, la partitella di pallacanestro tra amici non è ancora autorizzata. Allora, premesso che probabilmente nella fretta a qualcuno dei vari ministeri gli è sfuggita una qualche precisazione, quindi in attesa di una più opportuna specificazione mediante circolare, per cui davvero mi raccomando, non prendete le mie parole, come mai dovreste peraltro, come oro colato, ma davvero semplicemente come una, in questo caso come un aiuto a mantenere aperto un problema, quindi a non darci delle risposte troppo semplici. La questione è questa. Il decreto legge all'articolo 6,3 dice esattamente: a decorrere dal 26 aprile 2021 in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio e sentita la Federazione Medico Sportiva sulla base dei criteri definiti dal CTS, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo. Quindi diciamo che abbiamo una certezza al momento, no spogliatoi. Ma le partitelle che dicevamo prima, quindi al di fuori di qualunque organizzazione, ok? Come ci comportiamo? Cioè, se troviamo 10 ragazzi che sono nel parco pubblico e giocano a pallacanestro, come ci comportiamo? Ecco, io davvero direi prudenza. Il sito del Dipartimento dello Sport, che fa parte ovviamente della compagine governativa, ci dice che dal 26 aprile in zona gialla è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto. Ciò è possibile anche per le zone all'aperto di centri e circoli sportivi, di palestre, parchi e aree attrezzate. È comunque interdetto l'uso degli spogliatoi. Mettere assieme questa la definizione di legge e questa diciamo comunicazione del Dipartimento per lo Sport sembrerebbe di capire che gli sport anche di contatto e comunque anche di squadra all'aperto sono di fatto dal 26 aprile liberi. Ok? Poi chiude però questa comunicazione il Dipartimento per lo Sport. Queste riaperture devono tutte avvenire nel rispetto delle linee guida di prossima pubblicazione e adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Federazione Medico Sportiva, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico. Quindi sembra di capire che in realtà è tutto aperto, ma nello stesso tempo siamo in attesa della definizione delle linee guida. Ci sono delle linee guida precedenti, potremmo utilizzare queste? Ecco, veramente non vi do una risposta perché al momento non ce l'ho neanch'io la certezza.
Questo che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che io presterei una duplice attenzione. È una situazione complicata, ok? Cioè, a titolo di informazione, quindi se qualcuno telefona alle centrali operative, io direi magari aspettate ancora qualche giorno se possibile, perché vediamo se escono queste linee guida, che a questo punto dovrebbero essere, se non imminenti, insomma comunque a disposizione in un periodo abbastanza breve. Se la pattuglia si trova invece a effettuare controlli su strada, cioè ovviamente nei parchi o comunque sulle aree all'aperto, diciamo così, prima di sanzionare, anche qui ci rifletterei un attimo, ok? Quindi come informazione inviterei ancora un attimo alla pazienza e alla prudenza per un verso, e per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio anche qui avrei un attimo in più di prudenza. Poi ovviamente, come dico sempre quando faccio i corsi io non vado a comandare in casa d'altri, quindi ovviamente seguite sempre le disposizioni che vi dà il vostro comando. Questo è fuori discussione, ok? Seconda questione, problema del concetto di locale chiuso o aperto per quanto riguarda la somministrazione. Non c'è una definizione, no? E questo comporta tutta una serie di ma la veranda, ma il caveggio, ma la corte interna, ma tre lati, quattro lati, un lato e mezzo. Cioè, oggi ho passato tutto il pomeriggio a fare un po' di ricerche. L'unica cosa che ho trovato, ve la propongo, purtroppo non sono riuscito, davvero sono diventato deficiente. Non sono riuscito a trovare il riferimento normativo specifico, quindi prendetela con un buon margine di dubbio e prendetelo anche semplicemente anche qui come un'indicazione di metodo. Allora, di cosa sto parlando? Sto parlando dell'unico riferimento che è venuto in mente in questi giorni un po' a tutti gli operatori che si sono dedicati alla questione, alla normativa sul fumo, perché da qualche parte si faceva riferimento alla questione di locali chiusi, che ovviamente aveva una bella incidenza anche sulla normativa sul fumo. E ho trovato un sito internet che dice, si riporta il quesito formulato dal Ministero, però appunto poi non sono riuscito a trovare la fonte ufficiale. La citazione è tra virgolette e quindi speriamo che non sia una fake. È abbastanza logica come cosa, per cui non mi sembra malvagia, però e ribadisco, parla di fumo, quindi non prendiamola per oro colato, ok? Faceva riferimento quindi divieto di fumo a tutti i locali chiusi, indipendentemente dalla destinazione d'uso di tali locali e dai materiali con cui sono stati costruiti. Già questo, ok? Quindi a prescindere dal tipo di materiali, ci dice, ai fini dell'applicabilità della norma, ribadisco sul fumo, lo spazio antistante un pubblico esercizio protetto da una tettoia e non delimitato ai lati è considerato uno spazio aperto, come pure quello coperto dall'ombrellone. E fino a qui il problema non c'è, è chiaro, ok? Quindi tettoia non delimitata ai lati, aperto, ombrellone aperto. Tuttavia, quando oltre alla copertura sono presenti delle pareti a tutta altezza, anche se realizzate non in muratura e rimuovibili, con presenza di sole aperture assimilabili a finestre, lo spazio così delimitato va equiparato ad un locale chiuso. Quindi, qual è il succo che potremmo trarne da utilizzare anche nelle informazioni da fornire eventualmente?
che dove ci siano delle strutture, ovviamente non in muratura perché la muratura è difficilmente rimovibile, e che siano rimuovibili, se vengono rimosse, il problema non si pone. Se sono fisse e invece hanno delle finestre, l'apertura delle finestre non è sufficiente. Quindi, se io ho una veranda che è chiusa con delle pannellature, se io raccolgo tutte le pannellature su un lato, mettiamo che il pannello sia largo 1,5 m, ogni pannello, ok? Se io a bordo di uno dei sostegni della struttura raccolgo, faccio un pacchetto con tutti i pannelli e riesco quindi ad aprire i tre lati della struttura, lo consideriamo aperto. Se invece le pareti non sono rimuovibili e ci sono le finestre, è comunque da considerare uno spazio chiuso. Ho voluto fare questa precisazione soprattutto pensando al fatto che se troviamo delle situazioni di irregolarità, anche qui l'invito mio è ad andarci un attimo con cautela, perché vi ricordo che soprattutto nel caso in cui decidessimo di applicare la misura cautelare della chiusura fino a 5 giorni, ecco, andare a far chiudere un locale fino a 5 giorni, in mancanza di almeno una circolare che chiarisca bene o il meglio possibile questi aspetti, insomma, davvero, ecco. Cioè, è un invito alla prudenza, a tenere vivo il problema e ad essere prudenti. Direi che con questo ho concluso. Se dovessero uscire circolari in materia, sarà mia cura cercare di farvi vedere quanto prima. Beh, buona serata a tutti. Oggi, ecco, diciamo, è il 26 di aprile, così datiamo anche il video. Un caro abbraccio davvero a tutti i colleghi e amici sparsi per l'Italia e alla prossima.